Nel nostro lavoro abbiamo identificato tre processi principali. Il primo è la formazione di capitale umano, quindi i giovani ricercatori che acquisiscono competenze. Il secondo meccanismo è l'apprendimento attraverso il fare da parte delle imprese fornitrici delle grandi infrastrutture di ricerca. E il terzo sono i benefici culturali per la popolazione in generale che ama la scienza molto di più di quello che si pensa. I principali beneficiari degli investimenti nelle infrastrutture di ricerca sono in primo luogo gli investitori nelle imprese private, perché attraverso le conoscenze che riescono a capitalizzare si generano nel tempo dei profitti che poi potranno essere reinvestiti e sfruttati anche su mercati diversi da quello della scienza. In secondo luogo sono i giovani ricercatori che all'interno dell'ambiente universitario non potrebbero mai acquisire quel tipo di competenze di specializzazione che conseguono nei laboratori delle infrastrutture di ricerca. E in terzo luogo tutti noi come cittadini, la NASA ha censito oltre 3.000 prodotti che sono entrati nella vita quotidiana e che vengono dalle tecnologie spaziali. E poi ci sono i benefici culturali che derivano dal piacere di condividere da parte di tutti noi qualcosa delle scoperte che fanno gli scienziati. Il CERN, la macchina principale del CERN, che è il Large Hadron Collider, dove è stato scoperto il bosone di Higgs, per essere costruito ha richiesto la collaborazione di migliaia di imprese. In secondo luogo collaborano agli esperimenti del CERN oltre 10.000 ricercatori e di questi quasi un terzo sono giovani ricercatori. E poi ci sono i visitatori delle infrastrutture di ricerca. Tornando all'esempio della NASA, il Kennedy Space Center ha oltre 1 milione di visitatori all'anno, quindi è come un grande museo, un grande polo di attrazione. C'è Pompei che guarda al passato e c'è il Kennedy Space Center che guarda al futuro.